Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Alcune considerazioni su questo derby della Mole che abbiamo vinto. La prima è che sicuramente lunedì andrò a lavoro con un sorriso fino a qua e potrò sfottere i miei amici del Toro in tutta tranquillità. Sarebbe stato veramente pesante una sconfitta o un pareggio perché avrebbero rotto le scatole fino al ritorno. Per cui bene così archiviato questo derby. Che c'è da dire sulla partita? Una Juve che non mi è piaciuta tanto, ma oggi veramente sarebbe stata una partita complicata per qualsiasi squadra. Campo difficile, loro che l'hanno impostata molto sull'agonismo e dal punto di vista fisico, e loro in quello sono molto bravi. Ricordiamoci che il Toro ha subito non tantissimi gol e quindi sono stati veramente bravi a mettersi bene in campo e a darci fastidio per tutto il primo tempo. Hanno fatto un pressing serrato che ci ha portato a non creare gioco, quindi complimenti a loro. Poi dopo ovviamente fai un pressing martellante per 45 minuti dove fai anche un po' di legna perché hanno distribuito qualche colpo ai nostri. Poi dopo sono calati fisicamente e si è visto, perché la Juventus è stata in grado di creare gioco, di creare delle trame interessanti. Abbiamo sprecato tanto e questo va sottolineato, perché Ronaldo ultimamente sta facendo un po' troppo l'egoista. Dovrebbe limitarsi a fare le cose molto spesso essenziali, semplici, che portano comunque al gol. C'è stata l'azione in cui Ciano ha fatto quell'azione di tacco, la palla poi è arrivata ai piedi di Ronaldo. Ronaldo, anziché calciarla, poteva sfondare direttamente per Dybala, che aveva completamente lo specchio libero, e sarebbe stata un'occasione da gol pazzesca. Peccato per il gol annullato, perché è stata veramente una palla bellissima messa in mezzo là da Pjanic, poi ovviamente l'ha spizzata Ronaldo di testa e il gol giustamente da annullare. Altre cose da segnalare: il rigore, bravo Bonucci a seguire Zaza fino al retropassaggio del portiere, ancora più bravo Mandzukic a intuire la situazione di gioco e a buttarsi là. Ha subito un fallo stupido anche Chiazzo, perché veramente poteva accompagnare Mandzukic verso l'esterno e là non ci sarebbero state conseguenze peggiori. Però bene per noi così, la partita era complicata, difficile, noi siamo cotti a livello fisico a metà campo, grandissimo e sontuoso Chiellini e Bonucci, perché dietro alla fine non abbiamo subito tanto, bene anche Sandro e bene anche De Sciglio. Devo dire che il peggiore, se vogliamo, della partita è stato Pjanic, perché Matuidi, Dybala e Emre Can sono stati migliori. Emre Can veramente sul pezzo, e nella parte finale dove c'era veramente da combattere, da mettere il fisico, non si è tirato indietro e ci ha consentito di giocare anche un po' più alti rispetto al solito. Me la son fatta addosso nell'ultimo minuto e mezzo, quando vedevo la Juventus parecchio schiacciata. Loro sono molto fisici, avrebbero potuto creare delle situazioni pericolose e invece è filato tutto liscio. Meritiamo questa partita alla fine dei conti, perché sui punti e sulle statistiche siamo ancora avanti noi, nonostante una prestazione non brillante. Ragazzi, evitate le critiche troppo pesanti per una partita complicatissima, perché le condizioni meteo non erano le migliori, neanche il campo era dei migliori, e loro l'hanno impostata veramente alla grande dal punto di vista fisico e ne avevano di più benzina rispetto a noi. Quindi bene così, tutto sommato sono molto soddisfatto di come abbiamo svangato questo derby. Ci vediamo domani con le reaction della partita. Fatemi sapere voi che ne pensate di questa gara, i vostri migliori e peggiori in campo. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, domani ci sarà da ridere. Fatti bravi e sempre fino alla fine. Forza Juventus! Eu estou aqui.